Felice di essere qui a dirvi questa bellissima notizia. Bene, gli scout di Satriano 1 sono riusciti in meno di un anno a raggiungere questo obiettivo che noi pensavamo che fosse irraggiungibile, ma ce l'abbiamo fatta. All'inizio ho creduto io in questo progetto chiamato Riciclo e Solidarietà, però poi è stato sposato magnificamente anche dai miei fratelli scout. Riciclo e Solidarietà, le parole appunto potete benissimo capirle. Tramite il riciclo che abbiamo fatto con i tappi di plastica, l'olio vegetale esausto e i cellulari inutilizzabili, abbiamo fatto solidarietà, ovvero abbiamo fatto un'adozione a distanza. Soddisfatti di aver raccolto 1,5 tonnellate di tappi, sono tanti, 400 cellulari e 10 quintali di olio vegetale esausto. Tre cose altamente inquinanti. Perché pensate, una sola batteria di un cellulare inquina 26.000 litri di acqua, un solo litro di olio vegetale esausto inquina quanto la superficie di un campo di calcio e i tappi e la plastica sappiamo benissimo quello che fa e quanto appunto inquina. Quindi grande soddisfazione, grande contentezza da parte nostra e penso anche da parte di chi ci sta ascoltando, perché questo progetto non l'abbiamo raggiunto solo noi, ma tutte le persone che hanno collaborato e che hanno portato anche un tappo solo. Infatti solo con i tappi abbiamo guadagnato 200 euro e quindi già con questo guadagno abbiamo fatto l'adozione a distanza con la fondazione Onlus Fratelli Dimenticati, che è costata 186 euro. Quindi tutti protagonisti, nessuno escluso, tutti contenti ci dobbiamo sentire in questa gara di solidarietà. E quindi un ringraziamento va particolarmente all'amministrazione comunale di Guardavalle di Satriano, perché ci hanno abbiamo presentato in questi comuni questa iniziativa. Poi va alla parrocchia Santa Maria della Pace, ovvero a Don Michele Fontana, che ha accolto, che c'ha, insomma, lì abbiamo il nostro gruppo a Satriano Marina e che appunto ci ha dato la disponibilità di mettere questa montagna di tappe e tutto questo materiale. E poi va alle scuole di Guardavalle, alle scuole di Davole Marina, di Satriano e a tutte le persone, a tutte le attività turistiche, i bar di Guardavalle Marina, di Satriano, che hanno aderito, ripeto, anche con un tappo, ma hanno aderito. E quindi cosa dire? Ringrazio anche Guardavalle Online, che ha, come sempre ci dà la disponibilità, ecco, di fare anche queste piccole interviste, e poi anche loro hanno collaborato con la raccolta dei tappi. Quindi continuiamo in questa gara di solidarietà, perché è nostra intenzione rinnovare questa adozione a distanza, o meglio ancora, se noi riusciamo a raccogliere più soldini, abbiamo pensato di non solo di rinnovare l'adozione a distanza, ma di devolvere questi soldini alla ricerca. Quindi cosa dire? Grazie a tutti. Ecco, noi scout diciamo nel nostro gergo, invece di dire arrivederci, diciamo buona strada a tutti. E noi ancora, questo è un altro obiettivo che abbiamo noi scout, di lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato. E questa è una goccia che appunto fa riempire il mare e noi appunto siamo contenti. Continuiamo a dare queste gocce al mare e sicuramente lasceremo questo mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Grazie.